Eccomi, Eccola, ecco. ciao Disma! Ciao Barbara, tutto bene? Tutto bene, c'è l'auditorium pieno, tra poco vedremo un video di Salvatore La Forgia sul 20 maggio, e anzi colgo l'occasione per dire a tutti quelli che sono seduti qui che tra poco parleremo con i nostri ospiti proprio del 20 maggio. Loro fanno parte del comitato. Arriverà eh, tra poco anche Manuela Brienza e poi Pierfrancesco Maiorino. Partiamo da Luca Paladini. Su Abdel Abdelkader e Daniela Pistillo. Comunque, tra poco, eh, dopo aver visto il video, entriamo nel merito del, del dibattito. Speriamo allora, anche che chi non riesce a venire in Gran nero al 5 potrà seguire eh, in modo multimediale il, il dibattito, perché il cortometraggio, l'intero dibattito, eh, verrà trasmesso in tempo reale su YouTube, è imbeddato anche sulla pagina. Internet di radio popolare, insomma, il mondo del digitale ci consente, ci consente questa eh, grandissima multimedialità centripeta che, che fa capolino lì sul sito, ma che potete insomma venire anche a vedere fisicamente in violera al 5. Eh, Sta proprio è già lì, credo. Sì, è già qua e tra l'altro è grazie a lui che vediamo in streaming video tutto quello che accade in questi giorni in auditorium, per cui eh, dopo aver visto il suo video, se ha voglia di venire, vieni. Ok. Comunque lì facciamogli un applauso, dai. <ride> Anche per il lavoro di questi giorni. Si, senti, si sente e io vedo invece da qua dallo studio 2 al primo piano, radunare il pubblico dell'altro dibattito, quello qui Uh, Diritti umani, quello in Russia, tra poco sentiremo anche loro. Uh, nel frattempo, Barbara, non so, volete iniziare e eh, io sto qua a fare un po' di vuoierismo? Sì, tu puoi tacerti come si dice. Io ricordo anche che Se qua fuori bene, <ride> che qua fuori stanno raccogliendo le firme per la campagna ero straniero. Per cui per chi vuole chi non ha ancora firmato, prima o dopo degli incontri è possibile. Ciao Disma, ciao, ci, ciao, ci sentiamo dopo. Ciao. Io vi ascolto. Di Va bene, direi che possiamo far partire il video e poi prima le immagini, poi le parole. Come si dice eh, in Porta Venezia, che sfilerà fino al Castello Sforzesco a Milano. E qui per noi di Radio Popolare comincia un lungo pomeriggio di racconto in diretta. Buona giornata quindi, da tutta Radio Popolare. E buona giornata da noi che abbiamo l'onore, Sania, ecco, in questo caso qua, di sì. accompagnare e cominciare l'accompagnamento a questa giornata di manifestazione. Da me Massimo Bacchetta. Da me, Sania Luci, io da stamattina, ormai dalle 6, che eh, racconto, appunto, eh, quindi aspettando la manifestazione in realtà ha iniziato <ride> appunto questa mattina alle 6 dicembre. Saremo <ride> stati in onda io e te. Information it's so dangerous. In the name of privacy. Confusing people just for them appeals but the problem got solution. I say each and everyone can do this again. Get ready for the revolution, ready. Get ready for the reparations repression. So switch up to be Milano. Il nostro telefonate allo 0233 001 001 se volete, sono assolutamente ben accolte per dire chi ancora si sta organizzando, preparando. Bache, bache, senza muri forse è meglio. Milano aperta, senza muri insieme. Ciao a tutti le massimo. Ciao, grazie mille. Carlotta Sami è la portavoce dell'Alto Commissariato per i profughi delle Nazioni Unite. Salvare vite umane è un punto di forza, non è una debolezza, non è un qualche cosa di cui ci si deve vergognare, non è una macchia che deve essere, della quale bisogna essere accusati. Eppure oggi ci troviamo a un punto così basso che la solidarietà è stata trasformata in una moneta. Una moneta da spendere sul mercato della paura da scambiare in favore di scelte politiche to keep to be free to keep to be free every time i e la Corelli Crew che è arrivata qui al completo, ovvero tutti i 120 ospiti di Corelli sono qui e sono vestiti di verde, ma non un verde qualsiasi. arrivare i messaggi di quelli che dicono io non ci sarò ma non perché non voglio e quindi ci fanno sapere per esempio ciao cari ragazzi di Radio Pop bellissima marcia utile per combattere trovarsi conoscersi e quindi avere anche meno paura questi che mi stanno di fila in questura delle mille facce della mia cultura è la melanina ciò che li cattura. Io non ho dei dubbi sulla mia natura. Quando io rapo è in italiano. E anche se parto, resto in italiano. La prima volta che ho detto ti <totipedio> <tipedio> Ci colleghiamo eh, invece con una Cicilia di Leto che avevamo lasciato tra eh, canti, eh, dragoni, balli e ombrellini cinesi in una sorta di grande music. Prometto solamente che non mi girerò mai dall'altra parte rispetto ai problemi e rispetto agli ultimi. Farò il meglio, probabilmente, sicuramente non riuscirò a fare abbastanza, ma non mi girerò mai dall'altra parte. Grazie a tutti voi per essere qua. Sicurezza ovviamente interessa anche a noi, interessa a tutti, è un diritto dei cittadini. Ma più integrazione, più legalità dà più sicurezza. Non sono davvero i muri, non sono davvero gli insulti. Una giornata che Matteo Salvini ha definito come quella dei complici dei delinquenti e credo che questa piazza e la sua bellezza siano la risposta migliore a questa infamia. E in nome dell'umanità io vorrei ricordare qui quelle ragazze, quei ragazzi, quei bambini che in questa città, nelle nostre città, non sono arrivati, il piccolo Aylin Kurdi di 3 anni, Galip di 5, la mamma Rehan ritrovati sulla spiaggia di Bodrum davanti alle coste greche e con loro ricordiamo i tanti bambini come Rama, Mohamed, Omar, Rishra, che in questi anni hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere l'Europa attraverso il Mediterraneo. Attraverso di loro, ricordiamo, 32.000 vittime senza nome nel più grande cimitero d'Europa. Siamo qui anche per loro, siamo qui anche per loro e si vergognino i sentimenti che ci uniscono oggi in questa bellissima piazza. Sono gli stessi che unirono i nostri padri costituenti. Siamo qui per difendere lo spirito e la lettera della Costituzione italiana. Afro-italiano, perché sono stufo di sentirmi dire cosa sono e cosa non sono. Sono troppo africano per essere solo italiano. E troppo italiano per essere solo africano. Afro-italiano. Que el mundo ha cambiado. Grazie, Salvatore La Forgia, bellissimo. Io sono commossa con il vagone, non so se riesco ad andare avanti. Hai voglia di venire qui un attimo a raccontarci come anche queste immagini così vicine, così strette, e soprattutto se avrà un seguito. Ecco, se vuoi allora, sedere. Vediamo se ce la faccia a dire qualcosa. Allora, intanto quel giorno lì avrei voluto avere il dono dell'ubiquità. Trovarmi in, in Porta Venezia, ancora quando il grande codazzo della manifestazione doveva partire e nello stesso tempo trovarmi in, in Piazza del Cannone alla testa della manifestazione. In Piazza del Cannone quando sono arrivato c'era tantissima gente e non si riusciva a, a vedere il palco, forse perché era basso. <ride> e per riuscire a salire su quel palco lì veramente ci ho impiegato più di mezz'ora. È stata una, una giornata straordinaria con uh, veramente con tantissima gente. Gli unici, gli unici che mancavano erano gli eschimesi e i poliziotti. La cosa incredibile è che non, son visti, non si sono visti i poliziotti. E gli unici che ho visto probabilmente erano quelli davanti a, una, a un consolato e noi non erano lì per la nostra manifestazione. Grazie. La domanda se avrà un seguito, che poi ce lo dirà questo anche per Francesco Maiorino, perché nel 2018 potrebbe esserci un seguito. In realtà, era se hai altro materiale, pensi di aggiungere video, cioè di farlo diventare ancora più grande? E non lo so, devo pensarci. Vediamo se c'è il <ride> se, sì, sicuramente se c'è l'occasione. Sicuramente. Grazie, grazie a voi e grazie anche per lo streaming che stai facendo in questi giorni. Allora, iniziamo, beh intanto ricordiamolo, ricorderemo sempre Radio Popolare, ha aderito subito alla manifestazione ed è stata, come dire, sorella sempre vicina nel, nel comunicare, nel raccontare ogni giorno come stava crescendo questa manifestazione. Eh, C'era una fascia quotidiana con Daniele De Luca e Claudio Agostoni eh, che l'hanno condotta ogni giorno, ma poi ogni giorno, in ogni, quasi in ogni trasmissione, si finiva per parlare di 20 maggio. Insomma, è stato inevitabile. Visto che parlavamo e abbiamo visto i costumi, le parate, le varie comunità straniere, tutto questo lavoro che c'è stato qui, eh, è stato immenso. C'era un comitato, il comitato del 20 maggio, loro sono alcuni rappresentanti, altri sono qua con noi in sala, ovviamente un ringraziamento immenso perché senza di loro non sarebbe stato possibile tutto questo. Manuela Brienza, che lavora all'assessorato delle politiche sociali, ha curato tutta la parte di rapporti e relazioni con, con i consolati e poi di conseguenza con le comunità straniere. Che lavoro è stato! Grazie a tutti, no, mi fa molto piacere essere qui ospite a Radio Popolare perché veramente ci avete seguito, ci avete coccolato e quando soprattutto ci credevano poche persone, perché questo c'è da dire, abbiamo fatto un lavoro immenso in poche persone, eh, tanti volontari che ci hanno aiutato, ma vi era un lavoro istituzionale da fare eh, grazie eh, insomma alla tenacia, alla cabarbietà eh, del sindaco Sale di Pier Francesco Mario Iorino che non era un lavoro scontato perché per la prima volta eh, abbiamo chiesto sia a livello istituzionale ma anche a livello proprio di animazione di partecipazione popolare alle comunità straniere ai sindacati di, di entrare in gioco ecco e quindi all'inizio è stato un po' difficile un po' perché non, non ci capivamo con delle categorie concettuali eh, quando parlavamo con i consolati del latinoamerica e del caribe ci chiedevano di cucinare empanadas di fare feste di mangiare e noi diciamo sì, ma anche diritti civili, no? dobbiamo anche parlare di altre cose. Oppure alcuni consolati ci chiedevano ma che cos'è la Bossifini? E, e quindi eh, abbiamo dovuto fare veramente un lavoro anche certosino eh, di categorie giuridiche. Spiegare anche a livello molto semplice quali erano le regole di accesso in Italia, perché molto spesso eh, il corpo consolare non sempre sapeva eh, delle nozioni eh, giuridiche italiane perché si limitano magari a fare determinate cose, oppure non sempre eh, i consoli sanno quello che fanno gli uffici burocratici. Quindi veramente è stato un lavoro di avvicinamento ed è stato bellissimo perché con la comunità cinese i cinesi sono fantastici, precisissimi, abbiamo fatto solo una riunione e ci hanno portato 400 persone, due dragoni, eh, le, le signore con tacco 12 vestite eh, con i ventagli, eh, tai chi perfetto. Avevano una sincronia e quindi insomma abbiamo Abbiamo dovuto veramente fare pochissimo sforzo invece con altri consolati più simili a noi, eh, diciamo c'è stata veramente eh, una discussione. Ma è stata bellissima questa discussione perché veramente ci ha fatto avvicinare e, e ci fa vedere anche l'umanità insomma eh, delle comunità. E, mh, per chiudere quello che, che volevo dire, veramente come ognuno si è sentito proprio mh, libero di esprimere i propri colori, la propria identità, di portare. I bambini, il vice console cinese venuto con la maglietta di Che Guevara, quello per lui era la sua. <ride> Quindi vedrete le foto che ci hanno mostrato. Quindi è stato bello, proprio la naturalezza ecco, delle persone, il sentirsi comunità e capire che tu in quel momento in piazza eri per te, eri per la tua comunità, ma eri importante per gli italiani, soprattutto. Grazie. C'era e nato quasi subito un sito, ventimaggio.it, attraverso il quale si poteva aderire, c'era un modulo da compilare, e modu i moduli che sono partiti subito, ma soprattutto nelle ultime ore, negli ultimi giorni, c'è stato quasi un collasso per la quantità di adesioni di gruppi e singoli eh, che volevano partecipare. Daniela Pistillo ha seguito questo sito, oltre ad aver seguito anche tutto il lavoro con le comunità straniere, zona per zona. Ecco, se vuoi raccontarci un po' il retroscena di questo lavoro. No, aspetta, ti do il... il collasso più che altro l'abbiamo avuto io e Caterina Sarfatti, perché a un certo punto non riuscivamo a stare dietro alle centinaia di adesioni che arrivavano ogni giorno di singoli, di associazioni, a cui bisognava anche dare tutta una serie di informazioni pratiche, che arrivava con i pullman da tutta Italia. C'è un gruppo che è arrivato da Campobasso e quindi a cui bisognava rispondere, dialogare, eravamo sostanzialmente in due a tenere in piedi tutto ciò, veramente non so come, come abbiamo fatto a non collassare. E sì, è nata così, all'inizio molto in sordina, io mi ricordo anche le prime riunioni del Comitato in cui ci chiedevamo se poi effettivamente ci sarebbe stata una risposta, il dubbio ce l'avevamo, eh, eravamo consapevoli che stava partendo una manifestazione a freddo non c'era stato un evento scatenante, c'è cioè una situazione che va avanti da tanti anni, però ad esempio io avevo anche partecipato all'organizzazione della Marcia degli Scalzi di un paio di anni fa, c'era stato il piccolo island che era stato ritrovato sulla spiaggia di Bodrum e quella aveva dato una grandissima carica emotiva e ha generato una grande partecipazione, poi l'avevamo messo in su veramente nel giro di pochissimi giorni e in questo caso non c'era e però invece andando avanti ci siamo resi conto che c'era un vuoto da riempire che c'erano tantissimi singoli organizzazioni dalle MAG, abbiamo avuto adesioni di cose grandissime, internazionali eh, come il Comitato per i Rifugiati, Save the Children, l'UNICEF, Medici Senza Frontiere, la Croce Rossa Italiana che sono organizzazioni che in genere non danno, cioè magari vengono ma non danno un'adesione formale alle associazioni piccolissime delle mamme a scuola, del comitato di quartiere, di piccolissimi gruppi che erano lì e che ci tenevano non solo a venire a partecipare, ma proprio a dire esplicitamente io ci sono, io voglio venire, io, io questa cosa qui la voglio fare. E che continuano a scriverci, tra l'altro, continuano a dirci... Scusate, ma non è che adesso ci fermiamo e, 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 e ci abbandonate qui, perché e, e si è creata la rete... Sì, secondo me c'è stato anche proprio un desiderio... L'altra mattina sulla, sulla metropolitana mi è successa una cosa molto divertente. C'era un gruppetto di signore mh, che era lì, eh, sudamericane, che chiacchieravano. Una signora chiaramente disturbata a un certo punto ha iniziato ad insultarle e nessuno diceva niente. Appena io a un certo punto gli ho detto... Non no, mi sembra il caso di fare tutta questa, questa storia, stanno semplicemente parlando, tutto il vagone della metropolitana si è scatenato e gli ha detto contro. Secondo me molta gente, c'è cioè, molto meno razzismo in Italia, però tutti ci sentiamo un po' vittime di una, quella che sembra una narrazione dominante e magari invece il, il fatto di aver innescato un meccanismo per cui non ci si sente soli fa in modo che tutti ci sentiamo anche sì, forse più noi. Per manca un po' di coraggio. Esatto, proprio. assolutamente questo. Sumaya, Sumaya, Abdelkader, consigliera comunale, eh, tu beh la tua parte è stata un po' doppia, un po' la parte politica insieme ho visto anche Diana De Marchi, insomma Simonetta D'Amico, c'erano alcune consigliere nel comitato e quindi tenere un po' a bada eh, l'opposizione forse perché immagino che non sia stato semplicissimo ogni giorno far passare i motivi e i valori di questa marcia e poi c'è tutto l'aspetto della comunità islamica che è stata coinvolta e che in grande massa ha partecipato e anche qui poi una manifestazione che per la prima volta veramente ha avuto tanti stranieri anche perché... Di fatto era la loro manifestazione. Sì, eh, buonasera a tutti, buonasera ai presenti, a chi ci ascolta, e davvero ancora eh, anch'io voglio ribadire il mio ringraziamento a Radio Popolare perché è stata eh, determinante in questo, in questo percorso. Sì, ho avuto questo diciamo, doppio ruolo uh, nel, nel dare il mio contributo all'organizzazione del 20 maggio. Uh, per quanto riguarda la parte politica, sì, sicuramente c'è stato anche in consiglio uh, più volte un accesi scambi per uh, parlare del 20 maggio, uh, perché da una certa parte politica si voleva far passare questa, uh, questa iniziativa come l'iniziativa per difendere l'illegalità. come L'iniziativa uh, che uh, gira le spalle agli italiani e guarda soltanto uh, agli stranieri e in particolar modo ai cosiddetti clandestini. Uh, ovviamente, tutti uh, concetti e questioni che noi rifiutiamo totalmente. Uh, e, insomma, è stata un'occasione un un di dibattito. Però il dibattito più importante è stato. Al di fuori del singolo e uh, mero uh, consiglio comunale. Uh, cioè anche per costruire questa, questa manifestazione ci sono, state, uh, sono state coinvolte molte parti, ognuna nella, con la propria sfumatura ha partecipato e si è dibattuto sul come svilupparla, sul come non svilupparla, su che taglio dare e taglio non dare. E questo è stato molto arricchente perché ha dato la possibilità a tantissimi di partecipare, ognuno con il proprio contributo, ognuno dal suo piccolo angolo uh, di, eh, di vista. Uh, ed è stato insomma il eh, risultato, credo uh, parli da solo. Uh, per quanto riguarda le comunità uh, musulmane, sì, hanno partecipato davvero in massa, in eh, migliaia. Uh, si pensava all'inizio di fare un blocco unico dove fossero visibili tantissimi uh, e, e molto uh, insomma visibi visibilmente eh, presenti. Dopodiché ci sono state due questioni. Innanzitutto, il giorno della manifestazione avevamo preso tutti sotto gamba la possibilità di ritrovarci sotto il palo del non so cosa vicino al McDonald's. Non ci si vedeva più, non, non riuscivamo a vederci. Eh, ognuno si, ci chiamavamo con il cellulare: dove sei? Non dove sei? Insomma, è, è stato molto difficile ripescarci. Ci siamo ripresi un po', un po per volta in mezzo alla nella marcia, nel corteo. Eh, dopodiché, poi c'è stato un altro aspetto. Eh, tantissimi hanno detto: che, eh, Ma noi partecipiamo col gruppo delle mamme della scuola, eh, io partecipo col gruppo dell'associazione di quartiere, io partecipo col gruppo del coro di non so cosa e così via. E questo, e dopo, quando uh, abbiamo visto questa situazione abbiamo detto assolutamente non vogliamo forzare nessuno ad uscire dai propri gruppi di riferimento dove tutti i giorni nel quotidiano crescono e sviluppano delle azioni e delle pratiche uh, ottime per uh, ghettizzarsi, tra virgolette, in un, gran, un grande spezzone che uh, parla solo dei musulmani. Assolutamente, abbiamo lasciato libertà uh, di partecipare ognuno dove si sentiva di partecipare e anzi è stato molto bello perché significava anche che ormai la, parte, la comunità musulmana è parte integrante della uh, società e della città e che partecipa a tutti i livelli nelle associazioni, nei gruppi musicali, nei gruppi vari uh, che abbiamo visto sfilare in questa, in questa bellissima marcia. Sì, infatti erano mescolati in tutti gli striscioni possibili. Luca, Luca Paladini, eh, anche tu hai avuto vari ruoli, uno quello di coinvolgere i sentinelli e tutto il mondo legato ai sentinelli, ma ti sei anche trovato a volte a fare un po' da tramite con il gruppo di No One is Illegal, che a un certo punto non si riusciva bene a capire come si sarebbe associato alla marcia, poi si è associato nel modo migliore ovviamente, però c'è stato un attimo di tutta la preparazione in cui non si riusciva bene a capire se ci sarebbero state due fazioni ovviamente, è un po' esagerata come, come definizione, però all'inizio sembrava un po' distaccato, che volevano prendere la testa del corteo. C'erano tutti i dibattiti interni che magari non sono arrivati tanto all'esterno, però in radio se ne è parlato perché sono intervenuti varie volte. Eh, e quindi c'è stata anche un po' questa parte qua, anche perché poi di fatto tu sei della zona legata alla Caserma Montello e al gruppo che lavora con la Caserma Montello. Sì, buonasera a tutti. Io sono nella quota azzurra del comitato che è assolutamente minoritaria. Il 90% del comitato è fatto meritoriamente da donne. Eh, no, beh, io in realtà semplicemente avevo dei rapporti con, di, di amicizia con alcuni che fanno parte de, de, della, della piattaforma con il, con il quale ci siamo confrontati nei giorni precedenti la manifestazione. Devo dire che poi credo anche. Anzi, assolutamente, anche per merito loro la, la manifestazione è riuscita perché anche con le loro parole d'ordine riusci, siamo riusciti a portare in piazza tantissime, tantissime persone. Io credo che quindi sia un merito condiviso anche da chi magari nella piazza aveva posizioni non esattamente uguali, ma che comunque si è ritrovato e ha pensato che avesse comunque un senso esserci il 20 maggio in piazza. Io voglio, voglio dire una cosa, sembra che con Daniela ci siamo messi d'accordo, ma non è così, perché voglio anch'io citare un episodio che mi è capitato e, e, e che poi sta alla base della mia scelta da subito di dire io ci sto dentro questo comitato. È vero che all'inizio sembrava che non funzionasse, si faceva molta fatica a, a rodare, la sensazione nei primi incontri è che, che non partiva, che, che facevamo fatica a intercettare l'umore della città. E vedendo il filmato e pensando un mese prima è quasi stordente il, il confronto perché davvero, non, pensando un mese prima, non avrei mai pensato che, che saremmo stati in grado di portare cento e passa passamila persone in piazza. E, e, vi dicevo, il motivo per il quale io da subito ho deciso di aderire, poi anche il movimento di cui faccio parte, dei Sentinelli, ha dato una mano, è che l'ho vissuta da subito come l'occasione per cui un. Pezzo importante della città, ma in generale del paese, usciva da una sorta di angolo nel quale si è sempre sentito minoritario a dire delle cose che arbitrariamente qualcuno ha considerato appunto minoritarie, ma non è detto che lo siano e la manifestazione di Milano lo sta a dimostrare. Una volta che si prende il coraggio, una volta che si dice no, noi abbiamo una posizione diversa, non siamo quelli che mettono i bancali davanti a un paesino della provincia di Ferrara per dire che non vogliamo 10 immigrati. E... In arrivo, ma siamo, abbiamo posizioni diametralmente opposte. Una volta che noi facciamo questo, secondo me diamo il coraggio a tantissime persone di, di, di cominciare a dirlo anche nei, nei, nei propri ambienti, magari di lavoro. Appunto, l'episodio che voglio citare è che mi è successo qualche giorno dopo il 20 maggio. Io, a un certo punto, ho guardato se c'erano delle telecamere perché mi sembrava talmente eh, legato a quello che era la mia speranza su quello che avrebbe poi scatenato il 20 maggio. Invece, non c'era nessuna telecamera, stava avvenendo davvero. In un bar della mia zona, vicino alla Bovisa, il solito dibattito un po' becero appunto da, da, da Busport, dove si parlava delle ONG e si diceva che appunto i taxi, i taxi del mare. A un certo punto, una signora è saltata in piedi, ha cominciato a contestare chi aveva appunto queste posizioni e questi que, stava conducendo questo dialogo in forma appunto molto qualunquista e li ha zittiti, citando il 20 maggio. Cioè, è davvero il 20 maggio è come se avesse dato probabilmente magari la signora ce l'aveva già di suo ma mi piace pensare che la manifestazione del 20 maggio ha dato quella signora il coraggio di contestare in un bar della periferia di Milano delle persone che stavano in maniera becera parlando dell'ONG e, e li, ha, li ha zittiti e questa mi sembra una cosa significativa è come un seme che è stato lanciato il 20 maggio e nella mia speranza un seme che, che può dare altri frutti può dare altre manifestazioni e altri momenti importanti di, 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 per contarci e per capire che non siamo appunto un'esigua minoranza come forse sembrava di essere. Posso aggiungere una cosa rapidissima che è abbastanza mh, significativa anche secondo me della confusione che a un certo momento si è creata nel, nel corteo perché ci eravamo detti che ognuno doveva tenere una posizione, che, che ciascuno doveva stare dietro un determinato striscione. Già a metà di Porta Venezia liberi tutti, ognuno andava dove voleva. A un certo punto eh, Porta Venezia sapete bene che ha due corsie, noi come gruppo dei Sentinelli, chi ci conosce sa che noi abbiamo un modo di stare in piazza abbastanza, com come dire, ridanciano, anche ironico, simpatico e avevamo le nostre canzoni. A un certo punto ci si è affiancato il gruppo di Filippini con il cartello God is Life e quindi abbiamo camminato parallelamente i sentinelli e il gruppo di cattolici filippini per un pezzo fino a quando noi abbiamo messo Viola Valentino che era con Comprami e lì i filippini si sono un attimo destabilizzati e hanno allungato, hanno allungato il passo però questo rende un po' l'idea del, del clima del clima bello nel quale ci si contaminava anche fra realtà profondamente magari diverse però insomma era, era il bello anche della marcia Intanto ci ha raggiunto anche l'assessore Pier Francesco Maiorino. Eh, All'inizio abbiamo un po' presentato tutto il lavoro del, del comitato tra parte istituzionale, parte di consiglio comunale e parte invece di società civile. Eh, prima abbiamo visto un video di 10 minuti, molto bello. Io ho fatto una domanda al regista Salvatore La Forgia: se ci sarà un seguito. Poi ho detto però arriverà poi l'assessore a dirci se ci sarà un seguito. Ci sarà un seguito? Ciao. Opla. È giusto questo, sì. Sì. Ciao, buonasera a tutti. Intanto eh, il seguito ci deve essere anche perché il gusto credo di poter rivedere, soprattutto per chi non l'ha visto, Paladini con i Filippini. Credo che sia una situazione irripetibile. Eh, io, che ero impegnato in testa. C'è uno che non è d'accordo con questa cosa? Ah, no, è il direttore, è il direttore di Radio Popolare. E, no, al di là delle battute, intanto ci tengo a dire che la domanda non deve più essere posta a me, poi dico cosa ne penso. Ma la domanda non deve essere più posta a me perché io credo che noi abbiamo avuto il eh, merito, che rivendico senza pudore, di aver avuto questa idea e di aver innescato questo meccanismo, di aver messo le condizioni perché questa mobilitazione si realizzasse, ma adesso la cosa c'è e c'è e se noi decidessimo di non fare niente l'anno prossimo io sono convinto che comunque il 20 maggio del 2018 qualcosa accadrebbe, proprio perché si è capito c'è una moltitudine plurale, bella, fatta di storie molto diverse che pone il tema della centralità dei diritti di cittadinanza, del diritto all'accoglienza, dell'opportunità dell'integrazione della società aperta e tutto questo c'è, punto, non si torna indietro. Detto ciò, poi per quello che mi riguarda, eh, io, ma ho visto anche Beppe e Sala, eh, oh, abbiamo detto da subito che ovviamente ci sarà qualcosa nel senso che. Ci rivediamo, non c'è dubbio il 2018, il 20 maggio del 2018, in quelle giornate. E in realtà ce lo siamo detti quel pomeriggio perché che la situazione fosse positivamente sfuggita di mano, come raccontava Luca prima, ma sentivo che anche Emanuela faceva un ragionamento simile eh, in un intervento precedente, c'è stata fin da subito chiaro, no? perché comunque quando hai tante decine di migliaia di persone, molte più di quelle che ti aspetti. Tutte le tue eh, idee di organizzazione della manifestazione positivamente un po' saltano, la gente si mischia ed è un fatto molto positivo e in quei minuti quando questo accadeva ci siamo ripromessi di rivederci anche l'anno prossimo. Anche perché soprattutto... Ehm, Finisco, credo che ci sarà bisogno ancora purtroppo da un certo punto di vista di una mobilitazione perché non è finita qui. Noi abbiamo deciso di dare un luogo a tutti quelli che pensano che ci voglia un mondo senza muri, ma sappiamo bene che questo è da una parte molto bello e molto positivo, dall'altra molto urgente perché la sirena del rancore riesce spesso a incantare tanti e quindi dobbiamo insistere e dunque ci saremo. Ci saremo e Paladini è già in contatto con gruppi eh, di evangelici di tutto il pianeta per lavorare su questo mix eh, fatto di Raffaella Carrà e dei processi di evangelizzazione. <ride> Allora, intanto io invito, anche se qualcuno dal pubblico ha delle curiosità, se volete fare delle domande, se c'eravate, eh, eh, il microfono è aperto. Però volevo fare una domanda a Maiorino, eh, visto che un po' è venuto fuori, abbiamo parlato anche molto del lavoro che c'è stato dietro. Eh, è partita da te eh, un'intervista a febbraio su Repubblica, subito dopo la marcia di Barcellona. Eh, ti chiedo se ci sono stati dei momenti in cui tutto ha vacillato un po'. Tutto è andato sempre perfettamente. <ride> è stato semplicissimo. Poi, il numero di WhatsApp, di chat di WhatsApp erano Piuttosto, il, problema, il problema è che molte di queste ancora non sono chiuse, questo è il dramma. Ma no, è stato. Tutto molto semplice, anche perché sono stati mesi molto facili, abbiamo lanciato il 20 e due giorni dopo è uscito il decreto Miniti, questo diciamo a raccontare della semplicità nella quale ci siamo trovati. Ma ovvio che è stata una cosa molto complicata, però anche molto bella da organizzare e da costruire. È il motivo per cui dico adesso si va davanti, chiunque la prenda un po' in mano questa idea di metterci la faccia, perché il punto è questo: no? prima parlavano di questi temi tutti quelli che avevano da dire su come fosse dura e difficile l'occasione data dal pluralismo culturale ed etnico. E noi abbiamo costruito una cosa di, di questo tipo. Tra l'altro ehm, è evidente che siamo andati incontro a un ritardo del Paese su questo piano, delle forze culturali, civili, sociali. Una manifestazione da 100.000 persone è una manifestazione grandissima, però noi tutti siamo abituati a manifestazioni, siamo abituati, no, abituati no, ma abbiamo visto anche, abbiamo partecipato anche a manifestazioni molto più grandi, eppure è la manifestazione più grande che si sia mai fatta su questo tema, a raccontare di quanto ci sia bisogno di metterci il protagonismo di noi tutti, basta, cioè il fatto, io, i momenti un po' complicati ci sono stati, i momenti più facili sono stati quelli in cui Salvini ci attaccava, lo dico proprio sinceramente e questa non è una battuta, nel senso che lì si capiva che eravamo nella direzione giusta. Quando per 20 giorni Salvini, la consigliera Sardone, Decorato, ogni giorno attaccavano il 20 maggio, quelli del 20 maggio, abbiamo tutti credo compreso che la cosa stesse crescendo. E poi certo c'è una pluralità molto complicata da gestire, di storie diverse dal punto di vista biografico e politico e io credo che averle avute tutte insieme in campo ha fatto la differenza. Riuscire ad averle tutte insieme in campo non è assolutamente facile. Ognuno inevitabilmente deve lasciare qualcosa di sé. Ma la cosa più complicata e avvincente e su cui dobbiamo insistere ancora, io credo, perché non ci siamo ancora del tutto, è quella del protagonismo diretto. Lo so che si diceva prima: di tanti cittadini di origine straniera o di tanti migranti. Eh, io sono stato in eh, via Corelli una settimana prima con Manuela, quando ci siamo andati, una settimana prima a ragionare con l'associazione No Wall e quindi con le volontarie che sviluppano esperienze bellissime in quel centro, ma soprattutto con i richiedenti asilo del 20 maggio, e come avevo fatto anche in altri luoghi d'accoglienza. E lì era, era evidente anche la diffidenza, cioè ma come tu che comunque rappresenti un'istituzione e quindi rappresenti comunque un potere in relazione a cui vengono stabilite regole, norme, eccetera, ci chiedi di essere in piazza con te per i nostri diritti. Ma perché molto banalmente voi non ce ne concedete di più? Perché c'è bisogno di una manifestazione? Un po' ci veniva detto, raccontato da una parte. E questo rappresenta una contraddizione nella quale siamo, un paese molto incerto su questi terreni. Dall'altra c'era però anche, io credo, e c'è stata la bellezza di sentirsi dire finalmente siamo, ci siamo, cioè possiamo, abbiamo qualcuno che ci riconosce per le nostre storie. E, mh, poi credo che il fatto che ci fossero dai sindaci ad alcuni parlamentari. A quelli che contestavano molto esplicitamente i decreti del governo, eh, dal mio punto di vista rappresenta una mh, contraddizione inevitabile in un momento come questo. Perché ci sono nodi enormi rispetto a cui oggi non tutti hanno le risposte giuste. E c'è un problema di andare avanti su alcune grandi questioni eh, che deve continuare a farci, a vederci, a mettere a confronto. Faccio un esempio. Sorrentini è preoccupatissimo, penso che possa parlare ancora mezz'ora, ma sto guardando il countdown, eh, giuro. Ehm, faccio un esempio su una, una questione di merito eh, co molto concreta e problematica per chi si occupa di questi temi. Ehm, Questione che ad esempio il, de il decreto del governo purtroppo non eh, risolve. Il 60% dei richiedenti asilo, non so se ne avete già parlato, ma il 60% dei richiedenti asilo che richiedono asilo perché è l'unica possibilità di accedere legalmente al nostro paese, essendoci ancora in vigore la legge bossi fini, il 60% di loro riceverà il diniego. Quindi saranno qui, sono e saranno qui, illegalmente, irregolarmente. Il Ministero dell'Interno dice noi aumentiamo i rimpatri o le espulsioni, anche dovessero raddoppiarle e triplicarle, cosa a cui io sinceramente non credo, ehm, però anche dovesse accadere questo. Noi avremo comunque l'80-85% dei richiedenti asilo illegalmente presenti, presenti a quel punto in questo Paese, non più accoglibili nel sistema d'accoglienza generale. E questo già un po' si vede nelle nostre strade. Noi a Milano abbiamo deciso autonomamente di accoglierli comunque nei nostri centri di emergenza, che sono a quel punto non più quelli che si occupano di accoglienza profughi perché non possiamo lì, ma sono quelli che si occupano di cittadini senza dimora. Faccio questo esempio e potrei farne altri per dire che abbiamo davanti dei nodi enormi da affrontare. E rispetto a cui c'è bisogno di uno scatto io credo a livello europeo a livello nazionale quindi è bene che si prosegua e che le difficoltà poi vengano tutte affrontate di volta in volta e a questo proposito vi ricordo che fuori potete firmare per ero straniero l'umanità che fa bene appunto la campagna per superare la, la legge bossi fini eh, faccio un'ultima qualche domanda al pubblico prego Mi vengo sul palco. Sono del Comitato Zona 8 Solidale Agostino. Facciamo parte della rete Nessuna Persona Illegale. Non ci siamo offesi se non siamo stati invitati qui sul palco, però ci siamo lo stesso. Allora, io volevo dire che spero che tutti non vogliate aspettare il 20 maggio dell'anno prossimo. Sappiamo già che siamo tutti al lavoro. Noi abbiamo lavorato soprattutto sulla caserma Montello in zona e alla caserma Montello stanno succedendo le cose assurde. Il problema è che i ragazzi e ragazze che ricevono il permesso di protezione sussidiaria per due anni vengono cacciati fuori da questo centro di accoglienza straordinaria perché secondo la legge non possono stare più dentro e vanno a dormire per strada perché non c'è uno spar che è pronto ad accoglierli. Quindi abbiamo questi problemi che stiamo affrontando tutti i giorni. E la rete Nessuna Persona Illegale, nella partecipazione alla manifestazione del 20 maggio, ha preparato una piattaforma di rivendicazioni e noi la vogliamo portare avanti fin da subito. Volevo solo. c'è cioè fuori la locandina: noi il 16 giugno organizzeremo anche noi in zona all'Auditorium di Bonola un'assemblea dove parteciperà anche Don Colmegna, dove parteciperà Pietro Massarotto. Presidente del Naga, dove parteciperà Raffaele Masso, giornalista di Radio Popolare, e uno dei temi di questa assemblea sarà appunto la legge Ero Straniero, che secondo noi rappresenta una continuità, un motivo per parlare con la gente, per andare avanti dopo il 20 maggio. Grazie. Grazie Agostino, ci sono altre domande o interventi su, sul... Io guardo ma ne vedo poco da lontano, vedo tutto buio. <ride> No, allora faccio un'ultima domanda prima di chiudere, eh, no? In realtà è una curiosità. Manuela Brienza, avete visto tutti sul palco c'era anche nel video il coro dei leoni. Tutti i bambini con 70 nazionalità eh, differenti, com'è stata la gestione anche nel corteo dei, dei ragazzi? Perché in effetti un'altra cosa bella di questa manifestazione è che ha avuto tanti bambini, tanti ragazzi, tante scuole. Ecco, anche quell'aspetto lì. Poi eh, a ognuno di voi chiedo cosa avete fatto quel giorno perché come dei pazzi e delle pazze. Ma in qualità di responsabile della prima parte del corteo, grazie a questo compito che mi ha affidato l'assessore, io ero terrorizzata. Perché a un certo punto la corsia dall'altro lato non era subito stata chiusa dalla polizia locale, il coro dei leoni che doveva essere il nostro coro iniziale e doveva anche proprio aprire la manifestazione eh, non arrivava, quindi chiedevamo alla sicurezza, alla sicurezza gentile dei City Angels di, di farli arrivare, ma eh, c'erano tutti i gruppi eh, di mh, performance musicali che bloccavano i bambini, quindi non sono arrivati subito. E allora insomma siamo comunque partiti perché dovevamo partire perché c'era la pressione del corteo da dietro, insomma, che voleva avanzare. E poi per fortuna che abbiamo aperto con dei paracadute bellissimi, e insomma i bambini poi ci hanno raggiunto in marcia, e quindi ce l'abbiamo fatta. però è stata una cosa insomma molto simpatica nel momento in cui anche i genitori della scuola Palmieri dicevano: Io devo aprire il mio striscione, facciamo un attimo, signora, mh, si metta un attimo in fila no lo devo aprire qui e quindi era bello anche questo litigare insomma così con simpatia perché giustamente le persone volevano esserci, i genitori dei bambini, i bambini avevano veramente colori, magliette palloncini, striscioni, volevano far vedere i loro colori e una cosa bellissima che ci teniamo particolarmente a raccontare anche con, con Pierfrancesco Maiorino è la presenza dell'associazione Mamme a Scuola perché veramente rappresenta un po' un simbolo di una piccola associazione totalmente volontaria che è venuta con i ragazzi di seconda generazione, le mamme, donne musulmane non abituate ad andare in piazza perché nei loro paesi andare in piazza significa una certa cosa e quindi è stato bellissimo vedere il loro percorso di educazione civica e dei documentari che hanno visto, dei cartelli che hanno fatto per prepararsi alla manifestazione e per noi veramente è stato molto emozionante vedere come quel giorno in piazza fossero consapevoli anche se vengono insomma da paesi dove dimostrare eh, certi diritti in piazza eh, non è scontato. Grazie. Allora mancano veramente pochi minuti per cui gli interventi guardate, avete un minuto a testa. Io invece chiudevo, nel senso mi occupavo di mettere in corteo le persone a Porta Venezia, ti dico subito qual è stato il momento più bello della manifestazione, quando nella nostra chat organizzativa, dopo mezz'ora, mi sono resa conto che qualcuno ha mandato un messaggio e diceva la testa è arrivata, voi dove siete? Io l'ho visto dopo mezz'ora perché solo dopo mezz'ora siamo riusciti a chiudere il corteo, mezz'ora dall'arrivo della testa a Piazza Cannone, siamo riusciti a mettere gli ultimi in corteo che sono stati i, i... bang, no, i... i cingalesi, i cingalesi c'era l'AMSA. Così l'AMSA ha chiuso in bellezza. Eh, no, ah, sì, anch'io un po' come loro ho cercato di mantenere la mia postazione, ma in realtà, che era un po' dopo Brienza, ma in realtà sono stata risucchiata all'indietro per diverse volte e poi di nuovo in avanti, eh, cercando insomma di coordinare, aiutare nella coordinazione. Poi per un pezzo di, di corteo ho accompagnato il senatore Manconi che è venuto e ha voluto esserci e quindi abbiamo fatto un pezzo insieme con Gad Lerner. Eh, e niente, insomma, poi il resto lo avete visto anche tutti voi. Io volevo eh, dire velocissimamente che mi sono confrontato con un po' di amici che hanno una storia personale simile alla mia. E ci siamo ritrovati a, eh, a parlare di come la manifestazione del 20 maggio richiamasse. Ovviamente parliamo di temi diversi, di questioni diverse. Una manifestazione che c'era stata in piazza della Scala 25 anni fa, di cui il protagonista è stato uno che a Radio Popolare conoscono bene come Paolo Utter, che aveva, eh, fatto, eh, aveva celebrato dieci matrimoni omosessuali in Piazza della Scala. Lo aveva fatto in modo simbolico. 25 anni fa parlare di questa cosa sembrava una cosa impossibile, un tema, un obiettivo lunare rispetto ai tempi di allora. Ebbene, io il 20 maggio ho respirato la stessa aria, il fatto di buttare giù un muro e la possibilità che si potesse finalmente parlare di un determinato tema in un modo diverso, che aprisse una breccia e che potesse diventare nel tempo davvero il pensiero dominante, il pensiero sul quale... Poter instaurare delle politiche importanti. Ma eh, aggiungo una cosa in relazione a quanto diceva Agostino: di Nessuno illegale. È ovvio che non ci si deve fermare qui o aspettare il 2018 e anzi i soggetti che hanno animato il 20 o che l'hanno inventato, essendo tutti i soggetti che vengono dal mondo del sociale, dell'accoglienza e dell'integrazione, non si sono certo fermati. E c'è, io credo molto giustamente, come è stato detto, come diceva lui, la campagna ero straniero che può essere uno strumento vero, anzi deve essere uno strumento vero di mobilitazione alta, politica. Poi c'è da insistere in questi mesi sul riconoscimento della legge, sull'approvazione della legge sulla cittadinanza. Ora, se i parlamentari tra una legge elettorale e l'altra si ricordano che c'è anche quella, fanno un favore a tutti noi, nel senso che quello davvero può essere uno straordinario modo di rispondere, come si diceva una volta, all'istanza di tutte queste mobilitazioni penso alla nostra, ma penso anche alla Campagna e allo straniero, ma soprattutto di rispondere a una grande necessità di far fare un passo avanti gigantesco ad un paese che non considera dal punto di vista istituzionale allo stesso modo, dal punto di vista delle leggi e dei regolamenti, allo stesso modo bambini che vivono, crescono e si incontrano nelle nostre città e nelle nostre scuole. E infine c'è un altro punto che è quello eh, riguardante le situazioni che si alimentano in queste settimane laddove ci sono persone che finiscono il percorso d'accoglienza nelle strutture di responsabilità statale e che finiscono per strada. Noi un tetto glielo diamo, anche se la legge, come Comune di Milano e come terzo settore milanese, anche se la legge non lo consente nelle strutture dei sistemi d'accoglienza. Lo dico perché poi fuori da qui o usciti dalla piazza del 20 maggio tu incontri una dimensione di fragilità e marginazione grave enorme anche nella nostra città che è pure quella che ha fatto il 20 e questo non ce lo dobbiamo dimenticare e questa situazione la dobbiamo affrontare tutti insieme e dobbiamo dire tutti insieme a Roma, a chi governa, a chi fa le leggi, che lì ci sono persone in carne ed ossa e che noi, coerentemente con la Milano senza muri del 20 maggio, non le dimentichiamo. Grazie, grazie a tutti. Ringrazio Manuela Brienza, Daniela Pistillo, del Abdelkader, Luca Paladini per Francesco Maiorino. Ringrazio anche quelli presenti del comitato: Michela Cellor Ornella carrera, Caterina Sarfatti, poi che ho visto Diana De Marchi, Daniele De Luca. Insomma, quelli che riesco a vedere nonostante i fari negli occhi. Grazie a tutti, anche naturalmente ad Agostino che ha rappresentato suo malgrado. Grazie a Radio Popolare. Posso... Grazie a Radio Popolare, stiamo sforando. <ride> Infatti, Michele Migone, non so se è ancora qua, era, oltre a rompere le sedie della radio. Michele Migone, speravo che intervenisse, ma è sparito. Eh, grazie a tutti. Adesso, qui sul palco, si parlerà di scuola con Alex Corlazzoli e la ministra Valeria Fedeli. Eccolo là, Michele Migone. <ride> ah, Fuori si